ad Unicam arrivano le matricole e sono la prima generazione nata nel 2000. Scelgono Camerino per il passaparola e la buona reputazione di un ateneo piccolo nei numeri ma grande per offerta didattica e servizi. Lo confermano alcuni degli 800 ragazzi presenti oggi nelle sedi di Camerino e San Benedetto per la prima giornata dell'orientamento. Penso sia un bel ambiente, ho già visitato la scuola e l'università in passato tramite l'Istituto Superiore ITIS di Recanati e niente. Penso, vediamo adesso come sarà, il primo anno. E scienze e tecnologie chimiche. Ho deciso di venire qui perché ho scoperto che c'è biotecnologia in inglese e quindi sono interessata comunque alla ricerca scientifica e penso che studiare in inglese sia comunque un'opportunità migliore anche per studiare all'estero e quindi ho preferito venire qui. Come hai conosciuto l'inglese? Mi è stata suggerita da una mia amica e poi chiamandomi sono informata, sono venuta anche qui quest'estate un po' a vedere il posto e quindi poi ho proseguito con questa scelta e sono venuta qui ora per il giorno dell'orientamento e anche a fare il test qualche settimana fa. Ho scelto Unicam perché mi sembra un'università molto organizzata, un po' anche per la disponibilità dei trasporti e niente, mi piaceva, io dovrei frequentare il corso di farmacia e speriamo bene, spero mi piaccia, spero mi possa dare un futuro, ecco. Ho scelto Unicam perché ero, appena mi sono imbattuta in questa università ho subito, ero emozionata, mi piaceva un sacco, sono rimasta colpita, conosco altri ragazzi che sono già laureati, che sono venuti qua, mi hanno raccontato la loro esperienza e sono stata sin da subito molto convinta e entusiasta di iniziare qui questo nuovo capitolo della mia vita. E io ho scelto CTF, che è Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, perché credo che sia un corso abbastanza formativo e non tanto limitante come ad esempio farmacia. E qua a Camerino perché ho sentito che è una delle migliori, poi anche una mia compagna di sport si è laureata qua a CTF e mi ha detto che è un corso valido, quindi ho scelto questo. Ho scelto Unicam perché avendoci l'università di Ancona lì vicino non faceva per me perché ho visto che il corso che faccio io, ovvero informatica, ce n'è poca rispetto qui a Camerino. Vedere arrivare questi ragazzi usciti l'anno scorso dai loro licei, dai loro istituti, dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali, da tutte le scuole del nostro territorio e non solo, vederli arrivare stamattina, sapendo che sta per loro iniziare un percorso importante, un percorso che li porterà piano piano ad essere veramente dei meravigliosi professionisti, ecco, riempie il cuore di gioia. Se ci hanno scelto probabilmente è perché hanno capito che nell'Università di Camerino possono trovare quella formazione con cui diventare grandi attori. Insegneremo loro, spero, ad essere flessibili, ad essere smart, ad essere pronti alle sfide che oggi il mondo presenta, a guardare a quello che la società sta chiedendo, una tutela dell'ambiente, una formazione specializzata, soprattutto grande preparazione e grande capacità di risoluzione di problemi. All'inizio sono molto disorientati, ma le cose più semplici, dove è l'aula per andare a lezione, perché loro domani mattina saranno in aula, sarà il loro primo giorno di università, non hanno idea di come funzionano gli esami, di che cosa significhi un CFU, di come affrontare lo studio, ma in tutto questo noi siamo pronti ad aiutarli a dare tutte le informazioni, il servizio tutorato, ma anche tutti gli altri servizi sono estremamente attenti alle esigenze degli studenti perché il loro obiettivo è anche il nostro obiettivo. E questa giornata è interamente dedicata alle matricole. Stamattina alle 10 saranno accolte qui al Benedetto XIII dal rettore, dalla sottoscritta e dai responsabili ai servizi, agli studenti, servizi informatici che presenteranno loro
tutti i servizi, appunto, tutti gli strumenti che avranno a disposizione durante tutto il loro percorso universitario. Poi nel pomeriggio alle 15 gli studenti saranno accolti dai singoli corsi di studio, dai docenti e dai responsabili dei vari servizi dei singoli corsi di studio in diverse strutture a seconda appunto della scelta che hanno fatto i ragazzi, e incontreranno quindi i docenti e andranno più nello specifico, in dettaglio, sulla parte didattica del proprio percorso di studi. E infine alle 16 saranno accompagnati da un servizio trasporti pullman al CUS, nelle località Le Calvie, dove potranno visitare gli impianti sportivi, dove ci saranno studenti, i nostri studenti che svolgono attività sportive a livello agonistico, e quindi potranno ascoltare le testimonianze anche di chi dedica allo sport e allo studio contemporaneamente il proprio tempo, e per concludere con un piccolo rinfresco offerto da Unicam, e così si concluderà la giornata. Unicam ha messo a disposizione numerose borse di studio, sia che tengono conto sia basate esclusivamente sul merito, altre basate sul merito e reddito, numerosi strumenti per poter studiare anche con mezzi economici non sufficienti. Possono inoltre usufruire di tutte le opportunità di mobilità all'estero, che sono sempre più incrementate. Unicam fa dell'internazionalizzazione il suo punto di forza, sia nell'accogliere molti studenti stranieri, sia nell'offrire ai nostri studenti molti programmi di mobilità internazionale. Sono questi strumenti estremamente importanti e utili per la formazione dei nostri studenti, e noi incentiviamo con borse di studi e in tutti i modi la mobilità all'estero. Noi ancora preferiamo questa dimensione facilmente controllabile, dove la qualità può essere veramente un vantaggio. Io la considero veramente una università grande, una università che ha radici importanti, una università che con i propri ricercatori oggi sta dimostrando di essere al pari di grandi università. Collaboriamo con tanti soggetti. Solo nell'estate abbiamo svolto, credo, almeno una decina di congressi nazionali e almeno tre congressi europei. Questo significa, se viene scelta come sede, significa che c'è grande qualità da parte dei nostri ricercatori, dei nostri scienziati, dei nostri docenti, perché collaborano e collaboriamo tutti con i principali ricercatori d'Europa e del mondo. Siamo una grande impresa per questo territorio, un'impresa che sta portando risorse, che sta portando economia, che lo sta facendo con un bilancio sano, come il MIUR ci sta dicendo oramai da qualche anno. Altri enti, regione, province, comuni, stanno dimostrando il ruolo di Unicam all'interno del nostro territorio.